L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano di sviluppo strategico della zona logistica semplificata. Si tratta di una grande rete di collegamenti che andrà a beneficio di tutto il sistema di trasporto merci, del tessuto imprenditoriale e dell'occupazione. La ZLS coinvolge 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province e 28 comuni. Avrà un'estensione di circa 4.500 ettari e unirà il porto di Ravenna, centro del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali. La zona logistica speciale è stata approvata alcuni giorni fa, siamo soddisfatti ovviamente alla conclusione di un lavoro che abbiamo con cui l'autorità di sistema portuale ha affiancato la regione, infatti che i porti sono il fulcro di queste zone, quindi il porto di Ravenna con i suoi 1.600 ettari, inclusi nei 4.800 ettari di complessivi della zona logistica speciale di tutta la regione, sarà il fulcro, no, dove sarà il terminale dei collegamenti funzionali, infrastrutturali che prevede la legge. Quindi certamente è un passo molto importante quello che è avvenuto. Adesso l'ITER prevederà che la fase, insomma, di costituzione sarà definitivamente approvata dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopodiché partirà la fase operativa. La fase operativa con cui dovremo costruire insieme alla Regione anche i benefici che le imprese che verranno insediarsi nelle nostre aree. Noi pensiamo ovviamente in primis alle aree di sviluppo che sono state messe a disposizione dal progetto Hub Portuale, e appunto dovranno essere definiti gli incentivi sia di carattere economico ma amministrativo e burocratico. Quindi c'è certamente un'aspettativa importante e sottolineo che, insomma, la nostra regione è stata, il nostro porto, insomma, sono stati il primo porto del nord Italia ad arrivare a questo risultato, ci stanno lavorando tutti. Un'ultima riflessione la farei sul fatto che all'interno di queste zone possono essere previste anche delle zone franche doganali.